Ciao a tutti cari Best Walkers, ben ritrovati. Siamo alla prima lezione del 2020, quindi prima di tutto mi sembra doveroso augurarvi buon anno. L'ho già fatto tramite i social, lo faccio anche direttamente prima di questo video. E attenzione, in questo video parliamo di accordi nuovamente. Abbiamo già parlato di accordi, se vi ricordate, andate a cercare qua nel canale, magari ci sono delle lezioni che ho dedicato specificamente a come suonare degli accordi, partendo dalle triadi piuttosto che accordi di settima e quant'altro. La lezione di oggi invece, come avrete notato anche dalla breve intro in cui ho suonato appunto degli accordi, ecco, è incentrata più che altro gli accordi nel vero senso della parola. Allora ripassiamo un attimo quelle nozioni fondamentali che a questo punto dovreste sapere riguardo agli accordi. Innanzitutto, che cosa sono gli accordi? Si ha un accordo quando si ha una sovrapposizione di note suonate contemporaneamente, quindi noi prendiamo delle note, le suoniamo contemporaneamente, abbiamo l'accordo. Ma abbiamo sempre detto che sul basso elettrico fondamentalmente non è tanto l'accordo che ci interessa quanto quello che si chiama arpeggio, ovvero saper prendere le note dell'accordo per suonarle una alla volta. Quindi la conoscenza fondamentale che dovremmo avere noi tutti bassisti è appunto quali sono le note che compongono ogni singolo accordo, ogni singolo tipo di accordo. E per fare questo abbiamo già parlato appunto di quelle che sono le triadi, ovvero accordi formati da tre note, gli accordi di settima, ovvero vado ad aggiungere una quarta nota che è la settima appunto, e poi abbiamo parlato anche di accordi di nona, se vi ricordate, e eccetera eccetera. Quindi poi ovviamente gli accordi possono anche farsi parecchio complicati e parecchio densi a seconda di quante note appunto abbiamo ad inserire, ma in realtà appunto fino ad ora non abbiamo mai suonato davvero gli accordi per quello che sono, perché abbiamo sempre detto che effettivamente sul basso sono più considerati una tecnica virtuosa. Noi una volta che sappiamo quali note sono, ci suoniamo il nostro arpeggio e il discorso per noi è finito lì, giusto? Ecco, invece no. Invece oggi proviamo a farlo questo passo verso qualcosa di un pochino più interessante da un punto di vista tecnico. Perché allora cosa serve fare gli accordi? Fondamentalmente a niente. Ecco, quindi lezione finita, ciao, alla prossima. Non è vero, cioè allora sì, è vero che non dovremmo abusarne, non è che possiamo su ogni brano minimamente pop rock minimalista metterci a suonare gli accordi per quello che sono, ma è anche vero che riuscire a gestire le diteggiature e le posizioni degli accordi sul basso può esserci utile per lo studio dell'armonia, per la composizione o l'arrangiamento, per lo studio delle caratteristiche che può avere un determinato brano anziché un altro. Quindi comunque diciamo che una certa utilità effettivamente ce l'hanno, visto che probabilmente molti bassisti non hanno una conoscenza virtuosa della tastiera del pianoforte piuttosto che della chitarra. Effettivamente riuscire a gestirsi le diteggiature degli accordi sul basso può venire utile proprio appunto in questo senso. Allora vediamo un po' di partire dal principio e cercare di capire quali sono queste diteggiature e come gestirle. Allora abbiamo detto che gli accordi fondamentalmente si dividono per triadi, quadriadi, eccetera eccetera. Allora una triade è un accordo di tre note, un accordo molto semplice. Di triadi ne abbiamo fondamentalmente quattro tipi: la triade maggiore, minore, aumentata e diminuita. Breve briefing riguardo le triadi, cosa di cui abbiamo già abbondantemente parlato a suo tempo. Come andiamo a suonare le triadi sul basso elettrico? Allora ovviamente ogni accordo ha diverse posizioni, ci sono diverse posizioni per diversi tipi di accordi. Oggi vorrei con voi limitarvi a farvi vedere quelle perlomeno che uso di più io, ecco, non mi va a dire le più usate generalizzando, ma insomma fondamentalmente sì, bene o male sono queste, che sono anche quelle che ci possono interessare più nel breve periodo, ecco, se vogliamo appunto analizzare dei brani. Partiamo dalle triadi, quindi triade maggiore, triade minore, e ci soffermiamo sulla triade aumentata, ok? Quindi vediamo tre tipi di triadi. Vi ricordo che potrete sempre scaricare alla fine o quando volete, insomma anche in questo momento qua da qualche parte c'è il link, ecco, ci sono tutte le tabs, vi ho messo le tabs con le diteggiature per capire esattamente, per avere un promemoria di come suonare questi accordi, che ovviamente risultano essere trasportabili. Li vediamo in una certa posizione e poi potete portarvele un po' ovunque. Quindi abbiamo detto accordo maggiore. L'accordo maggiore, di cui l'arpeggio era, se vi ricordate, questo, quindi questa è la triade e qui aggiungevamo l'ottava. Ovviamente nel suonare l'accordo non aggiungiamo l'ottava, ma cerchiamo una diteggiatura comoda per poter suonare contemporaneamente tonica, terza e quinta. Guardate qual è, sono al quindicesimo tasto, su cui vado a posizionare il terzo dito, l'anulare, sulla terza corda. Quattordicesimo tasto, seconda corda, secondo dito, quindi il medio, e riesco a suonare contemporaneamente tonica e terza per poter andare a prendere la quinta, ovvero il sol, al dodicesimo tasto della prima corda. Suono contemporaneamente queste tre note, questa è una triade maggiore. Sentite? Ovviamente poi mi posso sbizzarrire sulla questione ritmica, posso suonare queste tre note insieme in questo modo, posso utilizzare anche un plettro volendo, per imitare, per scimmiottare, diciamo così, veramente la chitarra. Posso anche
andare ad alternare un primo quinto, come si fa per esempio nella bossa nova, di cui appunto avete avuto l'esempio iniziale, poi parleremo magari più avanti dettagliatamente anche della bossa e di certi ritmi lati che ci possono interessare, ma al di là di questo, se vogliamo eseguire questo tipo di accompagnamento, dovremo spostarci col terzo dito dalla tonica, che in questo caso ho al quindicesimo tasto, alla quinta, che è lo stesso tasto, ma sulla quarta corda, quindi alternando magari alla nota bassa le due note alte. Ovviamente queste diteggiature sono abbastanza complesse, per chi non ha molta pratica, che è ancora un pochino magari alle prime armi, sconsiglio di cimentarsi nello studio degli accordi. Ovviamente chi invece se la sente può assolutamente provare. Quindi questa è la triade maggiore. Come faccio dalla triade maggiore a ricavare le altre triadi? Allora, la triade minore, come tutti ormai dovreste sapere, consiste nell'abbassamento del terzo grado, quindi da terza maggiore, che in questo caso è un Mi, passiamo alla terza minore, che è il Mi bemolle. Quindi vado a riadattare la diteggiatura. Per chi dovesse riuscire e volesse farlo, basterebbe banalmente spostare il medio. Io sinceramente preferisco andare in questo caso a prendere la tonica col mignolo e adattare le altre due dita di conseguenza. Questa è una triade di Do minore. Allora, sottolineo questa cosa, io ve le sto facendo vedere intorno al dodicesimo, quindicesimo tasto, perché ovviamente un accordo suonato qui sul basso presenta delle note troppo gravi. Tenete presente che gli accordi, per essere percepiti per quello che sono, hanno sempre bisogno, su qualunque strumento, di essere suonati, diciamo, in un range medio-alto. Guardate anche i pianisti, fate caso se avete un tastierista nella band, non suonerà mai l'accordo da questa parte, no? Perché non si capisce niente. Per lo stesso motivo, anche noi sul basso lo suoniamo qui. Quindi abbiamo visto la triade maggiore, abbiamo visto la triade minore, la triade aumentata, che è l'unica in più che andiamo a vedere, è composta, come già dovreste sapere, da tonica, terza maggiore e quinta aumentata, quindi in questo caso è questa nota che viene spostata di un semitono e la troviamo al tredicesimo tasto. Sentite? Triade maggiore. Triade aumentata, che paradossalmente diventa anche più facile come diteggiatura perché abbiamo un dito per tasto, mentre invece sia sul maggiore che sul minore abbiamo questo allargamento che può essere un po' faticoso. Quindi queste sono le tre triadi che vediamo. Perché non vediamo la triade diminuita? Per il semplice fatto che richiede una diteggiatura un pochino più particolare e per quello che viene usata possiamo anche per il momento fregarcene. Tanto vedremo un accordo diminuito con la settima tra un attimo. E infatti adesso cominciamo a parlare delle settime. Allora, gli accordi di settima, come ben sapete, sono accordi composti da quattro note, ok? Quindi come faccio un dito per ogni corda? No, no, non si fanno in questo modo, attenzione. Perché? Perché risulterebbero un po' troppo densi da essere suonati sul basso, prima di tutto, e anche perché richiederebbero delle diteggiature abbastanza complicate. Quindi cosa facciamo? Quindi andiamo a togliere una nota che tendenzialmente è la quinta. Perché tendenzialmente la quinta? Perché innanzitutto non sempre, perché sono accordo diminuito, tolgo la quinta, che cacchio di accordo diminuito. Quindi nel caso del diminuito adesso vedremo che la metteremo la quinta, ma per quello che riguarda l'accordo maggiore, quindi major 7, oppure l'accordo minore settima, dobbiamo, possiamo e dobbiamo togliere il quinto grado, perché il quinto grado è, diciamo così, quello un pochino più neutrale di cui possiamo fare a meno. Ovviamente se io devo distinguere una triade maggiore da una minore, devo far sentire la terza, e nel momento in cui voglio una major 7 piuttosto che una settima di dominante, allora quella devo suonarla, quindi la terza e la settima non si possono non suonare. Li metterò insieme alla tonica per ottenere appunto quantomeno l'effetto di accordo, altrimenti viene fuori il bicordo. Tolgo la quinta. Quindi le diteggiature che risultano sono queste tre che ora vi mostro e sono tutte abbastanza simili. Partiamo dal major 7, quindi la triade sarebbe quella maggiore, quindi vado a suonare sempre partendo da Do, quindicesimo tasto della terza corda, questa nota, quindi la tonica col medio, il terzo grado con il secondo, scusate, con il primo dito, con l'indice qua, e la major 7 la trovo sul tasto successivo rispetto a quello della tonica, quindi in questo caso siamo al sedicesimo tasto. Questo è un accordo major 7 che posso appunto anche in questo caso eseguire in questo modo, plettro o anche qui, alternando ritmicamente tonica e quinta. Attenzione, questo riguarda ovviamente l'accompagnamento, quindi non stiamo qua ad approfondire il discorso, fatevi tranquillamente i vostri esperimenti se volete. Oggi mi interessa farvi vedere le diteggiature che andiamo ad utilizzare per questi accordi. Abbiamo visto il major 7 abbassando la settima di un semitono, ma lasciando la terza maggiore in questa posizione, otteniamo un accordo di settima di dominante, il classico accordo di settima. Se vogliamo eseguire un blues, per esempio, il Da.
Quarto grado è sempre un re settima. Torno sull'uno, abbrevio, quinto, quarto, uno. Ok, sono tutti accordi di settima suonati con questa diteggiatura. Secondo dito, primo dito, terzo dito, tutti nel range di questi due tasti. Ripeto che trovate tutte le tab e tutte le diteggiature sul mio sito scaricabili. Abbiamo visto major 7, abbiamo visto l'accordo di settima, rimane il minore settima. Attenzione, minore settima, allora restiamo un attimo qua su quello di settima. Cosa cambia tra un accordo di settima di dominante e un accordo minore settima? Solo il terzo grado, che quindi anziché essere questo, sarà abbassato di un semitono e risulterà essere questo. Quindi questo è un minore settima. Visti questi accordi, fondamentalmente avete quasi tutto quello che vi serve. L'unico che vado ad aggiungere per quello che riguarda appunto la categoria degli accordi di settima è l'accordo semidiminuito, ovvero la settima rimane minore, abbassiamo di un semitono la quinta. La terza sarebbe minore, ovviamente, ma dovendo escludere una nota, se vogliamo includere il quinto grado perché dobbiamo far sentire che bemolle, è quella che andiamo a sacrificare. La diteggiatura che ne risulta è questa qui. Partiamo da Do quindicesimo tasto, avremo la tonica appunto con il primo dito, la settima, attenzione, creo il buco qua in mezzo, la vado a prendere col secondo dito, la quinta diminuita è questa nota qui, che abbiamo un semitono dopo la tonica, scusate, un tasto dopo la tonica, e ovviamente sulla corda sotto. Questo lo possiamo considerare assolutamente un accordo semidiminuito, quindi minore settima con la quinta bemolle, anche se in realtà non è considerabile minore perché non mettiamo il terzo grado, ma possiamo utilizzarlo nei nostri esperimenti, nelle nostre analisi, eccetera, eccetera, assolutamente come se fosse proprio un minore settima bemolle 5, ovvero un semidiminuito. Ed è questo qui. Okay? Detto questo, abbiamo tutti gli accordi, diciamo, che ci possono interessare, quelli un pochino più utilizzati, perlomeno in fase di analisi, di composizione. Ecco, non andiamo per il momento a addentrarci in accordi più complicati di questi. Concentriamoci per il momento su questi, che già sono un sufficiente numero per fare tutti i nostri esperimenti. L'unica cosa che vorrei aggiungere sono delle diteggiature diverse per alcuni di questi, perlomeno per quelli di settima. Perché? Perché gli accordi di settima abbiamo una diteggiatura altrettanto comoda che possiamo utilizzare e prevede, diciamo così, una posizione aperta. Aperta cosa si intende? Si intende che la triade Do Mi Sol, per esempio, non è suonata così, ma viene suonata creando il buco, quindi sposto la terza un'ottava sopra, avrò Do Sol e il Mi dell'ottava più alta. In questo modo creo un accordo che va ad occupare uno spazio superiore all'ottavo. Ogni volta che io suono un accordo occupando uno spazio superiore all'ottava, ottengo un accordo in una cosiddetta posizione aperta. Tutti i rivolti di tutti gli accordi possono essere suonati in questo modo. Basta appunto switchare un'ottava sopra una delle note e ottengo ovviamente una posizione, un range che va ad occupare uno spazio più ampio dell'ottava. Nel nostro caso quello che ci interessa è adattare le posizioni aperte agli accordi di settima, quindi major 7, settima di dominante, minore settima. Come li facciamo? Allora partiamo in questo caso dal Sol, quindicesimo tasto della quarta corda. Allora un major 7, per farlo abbiamo detto non suono subito la terza, ma suonerò subito la settima. Ricordiamo che stiamo sempre escludendo le quinte, quindi avrò questo intervallo di major 7 suonato in questa posizione, la terza diventerà una decima perché vado a portarlo appunto un'ottava superiore. Se vi ricordate, abbiamo già parlato di intervalli di decima per fare determinati esercizi di tecnica. La decima la trovo sul basso, la decima maggiore perlomeno in questa posizione. Niente, Californication, la parte del solo di chitarra, andate a guardare il tutorial che ho qua da qualche parte. Allora, comunque, tonica, settima maggiore, decima, ovvero terza maggiore. Questo è un major 7. Quindi ho il major 7, posso suonarlo in questa posizione, ovviamente in questa. Allora, guardate cosa sto facendo, io sto partendo sempre da Sol. In questo caso suono quarta, seconda e prima corda, in questo caso lo suono quarta, terza e seconda corda. Qual è la differenza? Che ovviamente andando a suonare sulle corde più acute riesco ad ottenere un sound un pochino più brillante e quindi anche più distinguibile. Riesco a far arrivare maggiormente il senso dell'accordo. Sentite che questo suona meglio di questo, giusto? Quindi
Questo per dire che cosa? Che queste diciture aperte che stiamo per vedere possono esserci utili nel momento in cui voglio giocare su pochi tasti, quindi non continuamente fare come ho fatto prima al blues, per esempio spostandomi di 7-8 tasti alla volta per andare a beccare gli accordi giusti. Alla luce di quello che ho fatto, io per esempio un accordo major 7 di là posso suonarlo qui, se voglio suonare un re major 7, vero, posso andare qui, ma nessuno mi vieta di andare qui. Ok, sono valide entrambe le alternative in questo caso. Nel caso invece uno dei due mi risulti particolarmente basso, avrei ovviamente optato per l'altra soluzione. Quindi questo era il major 7. Vediamo come suonare l'accordo di settima di dominante. Vale a sé che basta spostare la settima di un semitono, lasciando la terza dov'era. Quindi questo è anche lui un accordo di settima di dominante che include la decima anziché la terza, quindi aperto. Stesso discorso vale per il minore settima, in cui vado a abbassare anche la terza e ottengo tre note dentro lo stesso tasto. Ed eccolo qui. In questo modo potrete sbizzarrirvi a fare tutto quello che volete, cioè avete tutti gli accordi più importanti, diciamo è brutto dire più importanti perché tutti gli accordi sono importanti ovviamente, ma insomma diciamo possiamo dire che sono quelli che si usano un pochino di più, quindi perlomeno che vi possono bastare per iniziare. Quindi ricordatevi, triade maggiore, triade minore, triade aumentata. Accordi major 7, settima, minore settima in due posizioni e poi avremo l'accordo semidiminuito. Cominciate con questi 10 tipi di accordi o perlomeno queste 10 diteggiature, ecco perché alcuni accordi anche si ripetono, e cercate magari come esercizio di aprire la partitura da un libro a caso di qualunque brano, ovviamente magari che non sia, ecco, un brano di quattro accordi, ecco, cercate degli accordi magari con dentro delle settime, brani un pochino impegnativi. A tal proposito viene buono, anche se non siete magari dei jazzisti o degli amanti appunto del jazz, viene molto buono il Real Book, il classico librone che raccoglie un discreto numero di standard jazz e che ci permette di avere appunto delle armonie un pochino più impegnative, ecco, quindi anche se non conoscete il brano, aprite una pagina di quello, guardate gli accordi e cercate di suonarlo. Questo no, ottimo esercizio per imparare appunto a muovervi lungo la tastiera. La regola principale appunto è quella di non fare dei salti enormi, di escludere categoricamente diciamo tutta la prima parte della tastiera, che è quella dove poi in realtà si suona di più da bassisti, però per fare gli accordi ovviamente è meglio stare in un range un pochino più acuto, per quello che vi ho detto prima. Utilizzate il metronomo e divertitevi a suonare le ritmiche che preferite con la mano destra, magari col plettro, magari arpeggiando, magari appunto con l'alternanza tonica e quinta suonata con il pollice che alterna appunto su due corde diverse. Benissimo, dai, questo è quanto basta secondo me per ricominciare l'anno, per iniziare l'anno bene. Chi ben comincia, boh, dite voi, continuate voi. Benissimo, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile questo video. Se avete qualche domanda, qualche consiglio, qualche suggerimento, scrivetelo qua nei commenti. Cercherò di accontentare come sempre tutti il prima possibile. Mi potete trovare, come già sapete, probabilmente anche sui vari social, Facebook, su cui c'è anche il gruppo dei Bass Walkers. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi perché sta diventando veramente una comunità sempre più bella, sempre più ampia, che dà spazio e voce a tutti i bassisti in erba o meno che hanno voglia di confrontarsi e di dare o ricevere suggerimenti dagli altri bassisti. Per quello che mi riguarda invece, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e come sempre dico potete anche trovarmi a casa mia. Ciao ciao, alla prossima!